Nome. Carlita. Dario. Ragazzi, cognome. Scusate per la voce, purtroppo io ho fatto un concerto. Cognome. Dolce. Del Re. Nickname. Carlita sempre. No, non ce l'ho un nickname. Età. 29 anni. 36, ragazzi. Fobie? Tante, ad esempio perdere il cellulare. Vabbè, chiuso in ascensore. Come hai conosciuto Dario? L'ho conosciuto in palestra. L'ho conosciuto in palestra. Tre aggettivi per descriverlo. Paziente, dolce e simpatico. Sorride sempre, bella e simpatica. Leccati il naso con la lingua e poi il gomito. Che cacchio di domanda. Difetti dell'altro. Permaloso, molto permaloso. Non è precisa. Si incazza sempre. È gelosa. Pensi che Dario sia adatto ai tuoi video? Sì, però può migliorare. Sì. Un voto da 1 a 10? 7. 7. Chi guadagna di più, tu o lui? Io. Lei. Hai mai simulato un orgasmo? No, mai. No. Li fai i peti davanti all'altro? No, a volte capita e quindi... Guarda, sono stato malato, sì. Sei innamorata? Sì. Sì. Da quanto tempo che non hai un rapporto con Dario? Da... Sì, 5 minuti. Due giorni. No. Due giorni. Quando ho avuto la febbre. 3 giorni fa. Fai una dedica a Dario. Ti amo, amore! Ti amo, amore. Che cosa facevi prima di stare in internet? Allora, facevo tecnico di laboratorio biomedico. Facevo rappresentante d'abbigliamento. La peggior cosa che ti è capitata? O perdere treni, aerei, queste cose qua, oppure trovarti in un posto senza perdere il senso dell'orientamento. Di perdere tutti i soldi. La frase più brutta di un tuo fan? Vabbè, i fan non dicono frasi brutte, di un hater forse. Sei una montata, perché ci rimani male, perché poi alla fine non è vero, sono sempre uguale. Stronzo. La durata di Dario a letto? Variabile da un minuto a due. No, sto scherzando, dipende. Cioè, dipende anche dall'intensità, da tante cose, però abbastanza. Dipende. La grandezza di Dario a letto. Dario. Beh, grande, a volte c'è anche con i piedi fuori dal letto. Ma è questo lato, però normale. Chi è più permaloso tra te e Dario? Dario, sicuramente. Io. La vostra canzone cantata. Ah, sì, la nostra canzone è questa. Aspetta, come fa? Voglio dire, per ricordare. Ma ti rendi conto, amore, che da quando siamo insieme non esiste più una nuvola. Non c'è più una nuvola. Da quando stiamo insieme voglio di partire. Bianca Attezzeri. Posizione preferita a letto? Quando la donna sta davanti, l'uomo dietro, insomma, capito? Quell'animale. A pene. La prima notte di sesso? No, racconto! È stata molto particolare, anche molto divertente. La prima notte di sesso è stato qua. Hai mai fumato erba? Sì. Preferisci erba o fumo? Erba, sì, sempre naturale. La fumi in compagnia del tuo partner? No, quando? Ma mai, ero piccolina, ormai non più. Mai, e mai fumerò. E non fumare. Chi è il più geloso dei due? No, non c'è tanta gelosia tra di noi, perché comunque abbiamo rispetto, ci comportiamo bene. Quindi io non do modo a lui di essere geloso, lui non a me, comunque sicuramente più lui. Entrambi. L'ultima litigata pesante. Stamattina, perché lui, dopo tanti mesi che siamo assieme, per la prima volta mi ha mandato a fanculo, ragazzi. Oggi, perché voleva essere fatta la foto. Che parte del corpo ti piace di Dario? Mi piace il suo viso, il sorriso e i suoi occhi, mi piacciono tanto. Il sedere. Pensi di sposarlo? Sì, spero.
Pensi di sposarla? Sicuro. Fai un saluto a Dario urlando. Ciao amore! Ciao amore! E urlando, è stata un... Mami, io me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Y la novia siento tuyo. Que con él te sientes fría. Te caliento más.